Passeggiata botanica alla scoperta delle specie rare del parco il 6 maggio per ricordare Davide De Carolis. Qual è il programma? Sì, allora il programma è un'escursione che parte da Santo Stefano di Sessanio, che è un importante centro dell'antica baronia di Carapelle, molto importante in passato per il commercio della lana. Ci sono anche i palazzi della famiglia dei Medici di Firenze. Da qui si attraverserà il territorio rurale di Santo Stefano, dove viene coltivata in particolar modo la lenticchia di Santo Stefano. E si visiterà tutto questo territorio rurale che è rimasto praticamente immutato rispetto all'antichità. Si vedranno i primi antichi ricoveri dei pastori e dei contadini, poi le condole che praticamente sono dei rudimentali alpeggi d'alta quota, fino ad arrivare all'antica grancia di Santa Maria del Monte, che era una grancia benedettina ed era la residenza, diciamo, dei monaci, dove coltivavano anche loro e lavoravano. È dedicato questo sentiero a Davide De Carolis perché che è il nostro collega e amico deceduto purtroppo in un incidente l'anno scorso mentre soccorrevano con l'elicottero un infortunato a Campo Felice e quindi questo sentiero è stato curato da delle organizzazioni locali, è stato dedicato appunto a Davide De Carolis. Come vuole ricordarlo? Ma Davide, come io lo ricordo, come lo ricordano tutti, come una persona mite, molto, un vero montanaro, molto legato alla montagna e aveva gestito il rifugio Garibaldi, che è la costruzione più antica del Gran Sasso, e poi ultimamente appunto gestiva il campeggio di Santo Stefano, era accompagnatore di media montagna, iscritto al nostro collegio delle guide alpine dell'Abruzzo ed era anche, faceva parte del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Lui era una persona che era molto legata alla montagna, aveva salito a 10 anni il Corno Grande, la vetta occidentale del Corno Grande del Gran Sasso, la più alta dell'Appennino, e poi era rimasto legato appunto a questi luoghi dei quali cercava di riscoprire il vero valore, diciamo, il vero valore al di là delle convenzioni della vita cittadina.